Nel discorso a Miane c'è stato il maltempo ed è seguito un blackout. Nel pomeriggio sono stata raggiunta da una chiamata di un signore che necessitava della corrente per poter respirare. Un blackout che poteva avere conseguenze gravissime, dato che la bombola d'ossigeno del signore rimasto senza corrente aveva solo mezz'ora di autonomia. Dopo la chiamata all'assessora Colmellere è subito partita la gara di solidarietà. Subito è partita un'azione comune, sinergica, dell'Enel, del 118, della Protezione Civile, dell'amministrazione comunale con il sindaco e tutti insieme abbiamo lavorato per dare una risposta concreta a questa richiesta d'aiuto e di bisogno. E grazie alle associazioni e istituzioni che si sono prodigate, l'elettricità è tornata in poco tempo nella casa del Signore, che ha voluto ringraziare tutti coloro che gli hanno salvato la vita. Catene di solidarietà come questa, commenta l'assessora Colmellere, sono capaci di scaldare il cuore in un momento che per tanti di noi è stato complesso. Un sentito ringraziamento a chi ha lavorato per l'anziano anche da parte del sindaco. Ringrazio Enel, il 118 e il gruppo locale di protezione civile che sono prontamente intervenuti e hanno fatto sì che la situazione si risolvesse per il meglio.